Massimo, ma sei sicuro che è una buona idea accendere i petardi durante la sigla? Un programma altamente esplosivo. No, era solo per fare un po' di ironia giocando sul cognome che abbiamo entrambi, sai, Botti, fa ridere. Pronto? 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 Io ci sono, pronto?
mystery of childbirth itself, grave visitations, what is it that caused us? E allora se gli dei della telefonia mi sono venuti in soccorso, dovremmo avere in linea lo zio George. Mi senti, zio George? Sì, finalmente ti sento. Tu mi senti? 10 kg di tensione in meno nel sentire la tua voce. Come al solito il nostro inizio è stato un po' così, voglio dire, acrobatico, no? Certo, certo. Allora, visto che c'è questa bellissima canzone di Patti Smith che non si può liquidare solo con l'ascolto, perché ci sono delle nozioni interessantissime, non è stata scelta a caso. Allora, certo, questa canzone Dancing Barefoot di Patti Smith, che viene estrapolata dall'album Wave del 1979, è un album che è stato distrutto dalla critica. Ecco, in questo periodo mi sto occupando di ascolti delle chart di Rolling Stones, di Melody Maker, tutte le, e mi sto specializzando in ascolti, no? E ti dico che non sempre le recensioni che ne vengono fuori mi trovano d'accordo. Guarda, ne parlavamo, scusi, ti interrompo, proprio stamattina, Good Morning Bra, che molte volte i critici musicali toppano un po', eh? Esatto, esatto. Assolutamente. E questo album Wave è stato distrutto, anche se è un bellissimo album, contiene due chicche, che è Frederick e questa Dancing Barefoot, che è un inno all'amore, alla vita, alla gioia, alla vitalità, è una canzone stupenda, perché oltretutto, e qui c'è la cosa bella che mi preme dirlo perché è veramente bello, è stata scritta da Patti Smith, la poetessa del rock, è stata scritta ispirandosi alla storia d'amore che è venuta tra Amedeo Modigliani e Jeanne Hepburn. Allora, Modigliani della Jeanne Hepburn si sono conosciuti nel 1917 e Modigliani è morto a Parigi, come sappiamo tutti, nel 1920, all'età di 35 anni. Jeanne Hepburn, pazza d'amore, ed era anche incinta, pazza d'amore di Amedeo Modigliani, il giorno dopo della sua morte si è gettata dal terzo piano dell'abitazione dove vivevano ed è morta anche lei. Quindi veramente una storia tristissima, e Patti Smith ha messo in musica questa bellissima storia d'amore, e tra l'altro c'è anche una traduzione che ha delle parole stupende che adesso per ragioni di tempo non possiamo dire. Ecco, tutto d'un fiato, mi premevo a dirlo. Ciao a tutti, cari ascoltatori, cari. Grazie per averci illustrato il primo brano, l'abbiamo mandato subito, però insomma preannunciamo che questa sera c'è una scaletta rosa, tutta al femminile, perché anche insomma, è giusto e anche molto bello dedicare una puntata dei Botti della Sera al rock femminile, e quindi ti faccio presentare subito il secondo pezzo, zio Giorgio. Allora, appunto, rendiamo omaggio alle donne, perché il rock non è solo maschile, chiaramente, anche il rock è fatto di donne, è fatto di grandi voci, di grandi interpreti, e non solo rock, ma grandi voci. Diciamo, la prossima si chiama Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, nata in America da padre tedesco e, udite udite, da madre italiana, con i quali i suoi discendenti, Cyndi Lauper è tuttora in contatto in via epistolare, no? Ecco, i suoi parenti a Palermo, Cyndi Lauper, di padre tedesco e madre americana. Allora, nel 1983 questa ragazza biondissima e bella ragazza, oltretutto, salta agli onori della cronaca con l'album She's So Unusual, che è un album gettonatissimo, vendutissimo, e contiene due o tre hit di un certo livello, come Girl Just One Fun, che l'ha lanciata, Time After Time, certo. Tutte e due celeberrime, insomma. Sì, il terzo 45 giri, che è stato estratto dopo, è una canzone che io ti dedico ben volentieri, perché... Ma veramente la dedichi a me? Oh, ma che gentilezza, che premura, sì, sì, zio Giorgio. Te la dedico perché il denaro cambia tutto, no? Il denaro cambia tutto, ecco. Sì. Alla canzone si chiama Money Changes Everything, Cyndi Lauper.
E se qualcuno ci vuole scrivere per interagire con la diretta dei Botti della Sera, lo può fare al seguente numero 349 192 7726, come ha fatto Mamma Botti, che ci manda uno sticker di saluto. Scriveteci, scriveteci, scriveteci. Zio George, pronto? Eccomi. Ciao zio. Eccomi. George, non ci siamo ancora salutati alla fine della fiera, eh? Tra una cosa e l'altra. Siamo partiti con lancia in resta, come si dice. Bellissimo questo brano di Cyndi Lauper, veramente molto molto bello. Non lo conoscevo, devo dire, sì, che sì. Una grande scelta, come al solito. Carino, carino. Ecco, dicevo, partiamo sempre in quarta, no? Sempre con la suspense. Ecco, è qua. Il bello. Comunque, della diretta. Poi alla fine, alla fine qualche anima buona mi fa materializzare qui sulla terra. Dai. Esatto, perché tu sei una persona che si manifesta, capisci? Tu, esatto, arrivi con la tua aurea, insomma, di cultura musicale, di bei pezzi che ci proponi ogni giovedì sera, e quindi c'è bisogno dell'entrata da grande parterre. Grazie Enrico. Sono contento che apprezzi queste scelte musicali e che trasmetti ai nostri ascoltatori, e credo che siano soddisfatti, speriamo, dai, in ogni caso, che questa conduzione e la scaletta, anche questa sera, tra l'altro, molto interessante, perché io sono veramente orgoglioso di aver fatto queste scelte, e poi te lo dirò più avanti. Ecco. Bene, bene. Allora, ecco, il prossimo brano posso preannunciarlo, è veramente uno, certo, dei brani più famosi, secondo me, del rock femminile di tutti i tempi, correggimi se sbaglio. Esattamente, hai detto proprio giusto Enrico, è così, è uno dei grandissimi successi, oltretutto una testimone della musica country americana famosissima, amatissima in America. Dolly Parton, che un aneddoto dice che comunque Dolly Parton, oltre alle sue grandi canzoni che conosciamo, dalle 9 alle 5, dove ha fatto anche il film, no? C'è stata anche la versione originale di I Will Always Love You, quella di Whitney Houston, no? Che sì, è la resa famosa con, cioè, Bodyguard. E allora direi che ci possiamo ascoltare senza dubbio. Allora, la Jolene, vai Enrico. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolene. Even though you can, Jolene, Jolene.
saluto il mio compagno di disavventure mattutine, ovvero Roby, che ci sta ascoltando, e anche Giorgia, anche lei in ascolto. Zio Giorgio, abbiamo veramente ascoltato una hit, possiamo dire, degli anni 60, se non sbaglio, fine 60 o inizio 70, adesso non ricordo esattamente. Sì, a metà degli anni 70 è uscita Jolene, questa canzone di Dolly Parton, che comunque è stata anche molto gettonata anche in spot pubblicitari, colonne sonore, è stata veramente saccheggiata, diciamo così. Bene, bene. Il prossimo brano invece andiamo a, forse a parlare della cantante con una delle voci più belle della storia e anche, credo, del suo rapporto con Bob Dylan, perché forse questa canzone è un po' condivisa tra i due. Dimmi se ho detto una stupidaggine. Hai centrato in pieno, perché questa canzone in realtà è di Bob Dylan. Esatto. Il rapporto che c'era tra John Baez e Bob Dylan era anche un rapporto, diciamo, sentimentale. C'è stato un ritorno di fiamma di un certo livello, no? E pensa che John Baez era talmente presa da Bob Dylan che ha portato questa canzone nel suo repertorio dell'album What I Want del 1968. Ecco, un anno molto, molto significativo, ecco. Esatto. Due anni prima era uscito Blonde on Blonde di Bob Dylan, che conteneva questa stupenda canzone, che tra l'altro è dedicata a sua moglie Sara. Ecco, quindi, oltretutto, John Baez ha cantato una canzone sapendo che il cuore di Bob Dylan era verso la sua sera, no? E quindi Sara non sarà stata tanto contenta, insomma, di sentire poi la versione di John Baez. E poi addirittura lui gioca anche con delle metafore, con dei giochi di parole sul cognome della moglie, perché Lowlands è un estratto dal cognome di Lance, qualcosa del genere, che è il cognome di Sara, no? Allora, questa canzone dipinta con quella voce da usignolo che ha John Baez, che è una voce fantastica, che ti fa sognare. La canzone è Sad Eyed Lady of the Lowlands. Ecco, dura la bellezza di 11 minuti e 32 secondi. Quando sembra che l'abbiamo ascoltata abbastanza, hai carta bianca, caro Enrico. Grazie Zio Giorgio, ma è sicuramente un grandissimo brano questo qua che andiamo ad ascoltare, come hai detto tu, scritto da Bob Dylan e interpretato da Joan Baez. Ecco voi il brano. With your mercury mouse in the missionary times, and your eyes like smoke, and your prayers like rhymes, and your silver. You play Slowly.
the sunlight dims into your eyes, where the moonlight swims, and your matchbook songs and your gypsy hymns, who among them will try veramente incredibile quello di Bob Dylan, che ha scritto questo capolavoro,
ed è la voce di Joan Baez che l'ha interpretato. Tra l'altro leggevo ultimamente che Joan Baez ha dichiarato che non se la sente più di cantare perché insomma la sua voce col passare degli anni non è più quella di un tempo, e ha anche dichiarato nel contempo che sono circa 25 anni che non sente più Bob Dylan. Quindi insomma questa storia che c'è stata tra i due non è andata a buon fine, e pur non odiandosi non si sentono più. Questa è una piccola curiosità che mi andava di dire. E nel frattempo voglio salutare, prima di ridare la linea a zio George, la nostra Teresa che ci saluta. Stupenda Joan Baez, da brividi, grazie per aver dedicato una serata all'insegna del mondo stupendo femminile, commozione pura. Questo è il messaggio di Teresa. E anche mamma Botti manda un messaggio: buona serata, un abbraccio a cada uno. Zio Giorgio. Ecco, se posso ancora spendere due parole su Joan Baez, come detto tu, in effetti è un po', si è un po' ritirato dalle scene, no? Però nel precedente lockdown, quello di marzo, ho avuto la fortuna, ma penso moltissimi ascoltatori, andando a estrapolare dal web così, sono andato sul suo profilo e lei ha regalato a noi italiani, poi in giro per il mondo, delle sue chicche, ha cantato e suonato da casa sua con la chitarra. Esatto. E io mi sono commosso ed emozionato. Ed guarda, è proprio in quella occasione che avrebbe dichiarato, esatto, di avere insomma un calo di voce e di non suonare più nei grandi palchi, ma sicuramente fare qualche piccolo cadeau, per usare un termine francese, molto bello, esatto, ai suoi ammiratori sterminati, perché se voglio dire, sono sparsi in tutto il mondo. Bene, ecco, allora adesso due paroline per introdurre la prossima artista, è di una grandezza che sconfinata, colossale, direi. Sì. Colossale. Io sono orgoglioso e felice che questa trasmissione riesce anche a valorizzare delle artiste, in questo caso femminili, come quella che andremo a presentare, che veramente è un'emozione solo pronunciarla, è una, sì, gloria nazionale. Parlo di Amália Rodrigues, la regina del fado portoghese. Fado portoghese. Ecco, io sì, ho avuto la fortuna di andare anche a Lisbona, aver fatto un viaggetto a Lisbona, e ho ripercorso i locali del fado, e ho sentito questo canto accorato, questa musica fantastica che viene dall'anima. Amália Rodrigues era talmente brava che hanno fatto 3 giorni di lutto nazionale quando è mancata nel 1999. Lei era del 1920, un'infanzia poverissima. Pensa Enrico che all'età di 3 anni, di terza elementare, quando stava facendo la terza elementare, si è dovuta ritirare da scuola perché non c'erano soldi, si può dire, no? Ecco, e lei è stata allevata dai nonni materni, è andata a vendere le arance per strada e cominciava a cantare e cantava da sola, e poi è andata a lavorare in una pasticceria di Lisbona. Ecco, ha sempre cantato da sola, fin quando una sua zia, convinta delle sue enormi doti vocali, l'ha fatto conoscere con un produttore, un gestore di locale di fado, e da lì è cominciata la grande carriera internazionale di Amália Rodrigues. Ecco, il fado, oltretutto, è nato in un contesto di dittatura, perché sappiamo tutti che il, sì, Portogallo ha avuto una lunghissima dittatura del generale Salazar, no? Ecco, e lei purtroppo a sua insaputa è diventata anche un'icona del sistema, se vogliamo chiamarla così, no? della lotta, perché il Portogallo cercava la libertà come tutti quegli stati oppressi, e lei è stata identificata come voce del popolo ed era osteggiata dalla dittatura. E questo, il fado in realtà era una musica libera. Sì, guarda, parlava, è proprio, se posso interromperti, è lo stesso fil rouge che si può trovare con il blues negli Stati Uniti e con il rebetico in Grecia. È una musica, bravissimo, che arriva dai bassi fondi, è un po' il blues portoghese il fado, e quindi hai proprio ragione tu. In Grecia è successa la stessa cosa con i suonatori di rebetico, sono diventati la voce del popolo, degli esclusi, degli emarginati, e ovviamente tutte le dittature del mondo non vedono di buon occhio qualsiasi cosa che le metta in discussione, e quindi è proprio quello che è, perfetto, successo in Portogallo.
Perfetto. E poi oltretutto il fado, si posso ancora, scusa se mi dilungo, ma merita un'analisi approfondita, zio Giorgio, merita di brutto. È troppo importante la persona, l'artista, e che bisogna dire anche che il fado era diviso in due sfaccettature, il fado di Coimbra, che era più appannaggio degli studenti, e il fado di Lisbona, della capitale, dove in realtà c'era proprio il fenomeno operaio, c'era quel malcontento e, che e il fado dei bassi fondi praticamente. Bravo, esatto. E Amalia Rodriguez, oltre che artista di fado, è anche stata una ricercatrice della cultura portoghese, della canzone popolare portoghese. La canzone che voglio farvi ascoltare risente proprio di questo. Ci ascoltiamo questa bellissima Uma Casa Portuguesa, Amalia Rodriguez. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, poucoxinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho e um caldo verde verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Azulejos, mais o sol da primavera. Dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. E é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. E voglio salutare il biondo di Radio Brown The Rocks, che è il nostro Moroni, che ci scrive: adoro ascoltarvi. Grazie Riccardo, è un piacere per noi sapere che tu sei all'ascolto dei Botti della Sera, la trasmissione di Radio Brown The Rocks che va in onda ogni giovedì alle ore 21. Zio Giorgio, ci hai regalato una grandissima perla di musica etnica, di musica veramente accorata, musica che arriva dal cuore. Sì, esattamente, sono veramente felice di condividerla con voi, perché io ero qua assorto e rapito che me l'ascoltavo, me la gustavo, questa voce fantastica che sa di anima, sa di bellezza, veramente, che grande artista Amalia Rodriguez. Veramente ecco, bellissimo della, questo brano, bellissimo. I Botti della Sera vanno oltre il rock, cioè, è bello ascoltare anche ogni tanto la musica fatta al femminile, e voglio appunto salutare tutte le donne all'ascolto, e un grosso abbraccio che virtuale e benaugurante, che ci faccia abbracciare veramente di persona e che finisca tutta questa tortura. Ma sì, cerebrale anche perché zio Giorgio, noi come abbiamo recepito in questa trasmissione in pieno
quelle che sono le regole di questo periodo, ovvero lo smart working. Ma tu mi manchi da morire, io faccio proprio fatica a non averti qua in studio, a non poter interagire con te, a non poter darci le nostre occhiate di intesa quando godiamo insieme della musica che tu scegli. Quindi me lo auguro anch'io che finisca al più presto questo periodo, perché così possiamo ritornare a fare la trasmissione qua in diretta insieme. Allora, andando avanti col nostro programma, dopo questa eccellenza andiamo un'altra grandissima, e non lo dico per retorica, ma sono i fatti che parlano, è la storia, un'altra gloria nazionale, un altro patrimonio della Francia in questo caso, parliamo della grandissima Edith Piaf. Ecco. Edith Piaf, che se posso interromperti solo un attimo, viene considerata una delle più grandi cantanti di ogni tempo per il suo vibrato difficilissimo da riprodurre, quasi impossibile. Esattamente, lei in realtà è nata come Edith Giovanna Gassion, era nata nel 1915 ed è morta in Costa Azzurra a Graz nel 1963, la sua vita è stata costellata di eventi lieti, luttuosi, incidenti, traumi, disgrazie, ha avuto veramente una vita travagliatissima, ha attraversato due guerre, dalla guerra del 15-18 fino alla seconda guerra mondiale. Ecco, è diventata, come dire, l'inno della legione straniera. La canzone che andremo ad ascoltarci era proprio la canzone che i legionari cantavano a squarciagola le loro marce, le loro... Ecco, Edith Piaf, detta appunto l'uccellino, perché Piaf voleva dire quello in francese. Ecco, non c'è altro da dire se non ascoltare, perché se no altrimenti a mezzanotte saremo ancora, qua, di zio Giorgio. Sì. Vabbè, questo è uno dei suoi pezzi più famosi, credo, se non il più famoso, sì. Uno dei suoi più famosi. Uno dei più famosi, perché c'è ancora Milord, c'è la Via Rose. Questa è della ultima parte della sua carriera, siamo nel 1960, scritto da lei. Ci ascoltiamo la famosissima Non je ne regrette rien, eccola qua. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi. E non rimpiango nulla, questo dice la nostra Edith Piaf mentre si sono fatte le 21:45. Io vorrei ancora ricordarvi una volta il nostro numero di telefono, che è 349-192-7726, al quale, se vi va, potete scriverci. Abbiamo ancora diversi brani da farvi ascoltare, allora andiamo col prossimo, zio Giorgio. Ecco, allora di grandezza in grandezza,
un genere completamente diverso, ma un'altra grande donna della musica internazionale. Parliamo della bravissima, un'altra voce stupenda, Dionne Warwick, che l'abbiamo conosciuta bene anche in Italia al Festival di Sanremo nel 1968, in coppia con Tony Del Monaco, che aveva cantato quella famosa La voce del silenzio, che è diventata ormai appannaggio di tanti artisti del panorama italiano, ha fatto la fortuna di molti, vuoi dire Massimo Ranieri, vuoi dire Bocelli, vuoi dire tanti altri, no? La voce del silenzio. Ecco, Dionne Warwick ha fatto anche partecipazione anche nel famoso disco USA for Africa, dove con tutti i grandi artisti del rock ha dato voce a quella missione benefica, no? Ecco, lei ha cantato da bambina anche nel coro del Battista della Chiesa, e una voce così non poteva emergere, no? Ecco, allora nel 1982 c'è stata una collaborazione vincente con i Bee Gees, che avevano inanellato successi su successi, Grammy Award, con La febbre del sabato sera. Ormai nel 1982 c'è stata questa grossissima interpretazione di Dionne Warwick con i Bee Gees, questa bellissima Heartbreaker. I would
Leggo qualche graditissimo messaggio che è giunto al nostro numero di telefono, che ricordo essere il 349 192 7726. La nostra Arelis: buonasera Enrico, un grande bacio anche a zio George. E poi ci scrive, ci scrive Maria Tilde: grazie ragazzi, una puntata speciale piena di emozioni. Grazie Maria Tilde. E ancora finiamo con Tiziana: buoni i botti della sera, ascoltarvi il dolce del giovedì sera. Grazie Tiziana. Allora noi questa sera, poi, prima di darti la parola zio Giorgio, preannuncio che sforeremo di qualche minuto, ma mi sento di dire chi se ne frega, eh? Dai, stasera ma va sì, così. Ma in fondo Fantozzi, chi se ne frega. Allora la prossima, diciamo, artista io voglio preannunciare è una delle mie artiste donne italiane preferite. Io la trovo veramente meravigliosa. È una grandissima, è una veramente una, posso dirlo, con le palle. Secondo me è una con le palle. Bravo Enrico, hai detto bene. Ne approfitto prima di annunciare il pezzo, di fare un saluto a Teresa, Valentina e Greta, che so che sono all'ascolto. Un bacio e un buon ascolto. E un saluto anche, ecco, da parte mia. Certo Enrico. Ecco, appunto, parliamo di Paola Turci, che ormai delle sue traversie, il suo vivere così purtroppo irto di difficoltà, l'abbiamo già detto altre volte, perché non è la prima volta che ci occupiamo di Paola nella nostra scaletta, no? Allora, questa sera ci occupiamo di un brano che aveva presentato Sanremo nel 1990. Noi ci ascoltiamo la versione rock di quel brano, sì. Che ringrazio Dio, e chiaramente sarà una canzone premonitrice, una canzone che ha a che fare con quello che è capitato a Paola, con l'incidente che per poco non ce la toglieva da questo mondo, ecco, diciamo così. Allora, ascoltiamoci questa canzone molto bella, ringrazio Dio. Rock version. Io aggiungo, non la conoscevo questa versione, zio George mi ha specificato, devi cercare la rock version. L'ho ascoltata per la prima volta e vi devo dire che è veramente bellissima. A voi, ringrazio Dio. Se prego e non so mai scandire le parole, non quelle che ricordo io, ma quelle che trasmette il cuore. Ma che preghiera è gettata contro i muri, tra i santi disperati e il vino di questo tempo alcolico. Questa sono io, ringrazio Dio, ringrazio Dio per le foto che spedisce ai nostri giorni, per questa voglia di respirare, soffocare il mondo e poi lasciarlo andare. Ringrazio Dio, ringrazio Dio, oh no, dacci ancora sangue di giovani vite, le finestre aperte e chiari spari al cielo. Io fosse già qui, ti pare che sbagliavo? Ti
avrei capito subito, e avrei capito me. Per quelli che oramai non mandano più annunci di amore e vita sui giornali, io canto a questi brividi, questa sono io. Ringrazio Dio, ringrazio Dio per quest'anima pesante contro il petto, per questa voglia di farci male, soffocare. Dacci ancora sangue di giovani vite al mio uomo che è fuggito via, nemmeno un po' d'affetto. Abbiamo ascoltato Ringrazio Dio, una versione, questa che è passata sulla nostra radio, registrata live in studio, e vi invito ad andarla a cercare su YouTube perché è molto bello vedere Paola e la sua band performare dal vivo questo pezzo che, come ha detto Zio Giorgio, è una rivisitazione dello stesso pezzo della Turci. E io mi permetto di dire che ho sempre visto Paola come una sorta di PJ Harvey italiana, insomma una degna cantante, insomma, italiana, che secondo me veramente forse è un po' troppo sottovalutata da qualcuno. Io posso permettermi di dire questo, Zio Giorgio? Eh sì, bravo Enrico, hai detto giusto. Sai anche te che i circuiti giusti, le conoscenze, essere al posto giusto al momento giusto, lo sai meglio di me, è quello che sì, paga. Lo so, perché io non ci sono mai stato, e questa è la cosa. Quando c'era il momento giusto io ero nel posto sbagliato, e quando c'era il posto giusto il momento era da un'altra parte. Ecco, è un po' successo questo. che Paola Turci abbia delle potenzialità enormi e che magari siano state un po' sottovalutate, questo è fuori discussione. Ecco, adesso ci andiamo ad occupare di una, anche direi una delle più belle voci italiane, sì, lasciatemelo dire. Sì, sì, sì. Una voce particolare, bella, intensa. Parlo di Alice. Alice che la prima parte della carriera ha cominciato come così cantautrice, ha cominciato col nome, si chiamava Alice Visconti, e il suo produttore gli ha messo questo nome, aveva primeggiato a Castrocaro, poi aveva fatto quella bella canzone estiva che era Il vento caldo dell'estate, no? E poi c'è stato l'incontro magico per lei, ma anche per lui, con Franco Battiato. Da questa collaborazione sono nati dei gioielli, tipo la canzone Gojen Trick, oppure la loro partecipazione all'Euro Festival con la splendida I treni di Tosè. E poi ha composto questo album che prevede tutte le canzoni di Franco Battiato, rivisitate da lei in una maniera bellissima. Io sono sempre un po', come dire, schizzinoso verso le cover, no? Ma in questo caso sono state veramente magistralmente interpretate, è stata bravissima. Ecco, e continua a fare musica Alice, anche se non è più sotto i riflettori come una volta, ma musica di un certo livello di impegno. Tra i suoi autori, Enrico, lo sai chi ha cantato, che ha portato in giro? No, Yuri Kamisatka. Yuri Kamisatka, che esatto, anche ha collaborato con Franco Battiato in diversi, esatto, dischi, e Franco Battiato ha prodotto i dischi di Yuri Kamisatka, e in effetti adesso che mi fai ragionare, insomma, era la cricca di Battiato questa qua.
Sì, sì, infatti era l'entourage di Battiato e che hanno fatto hanno scritto delle pagine memorabili della musica italiana. Esatto. Come questa canzone che andiamo ad ascoltarci, che è una delle più belle, non solo di Franco Battiato, ma della musica in generale, io direi, Prospettiva Nietzsche, cantata da Alice. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicino alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso mi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele, lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro di brunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro di brunire. Prospettiva Nevsky, che non è nient'altro che una via di San Pietroburgo, che insomma chi ha letto anche Delitto e Castigo di Dostoevskij viene nominata diverse volte, è stata una via teatro della rivoluzione russa, e Battiato ha regalato alla musica questo bellissimo affresco rivisitato alla sua maniera musicale celeberrima, per insomma ricordarci che qualche, insomma, un centinaio di anni fa qualcosa in Europa, qualche agitazione c'era qua e là. Zio Giorgio. Sì, in effetti è così, era tutto un fermento. È stata bellissima la descrizione di questo inverno russo, di questi personaggi che si incontrano sulla prospettiva. Bellissimo. È molto evocativo questo brano. Veramente chi ha avuto il piacere e anche il tempo di leggere qualche autore russo, sicuramente con questa canzone riesce a immaginarsi e a contestualizzare le varie cose che ha letto. Io l'ho sempre vista così, questo pezzo. Mi ha sempre fatto sognare. Io dico te che io ho letto in passato tante roba russa, letto tanto io roba di casa allora, mia. Sai cos'è la cosa difficile, secondo me, dei romanzi russi? È ricordarsi i nomi dei personaggi, perché hanno 4-5 nomi tutti quanti, e poi, per esempio, Dostoevskij in un capitolo lo chiama con un nome e nel capitolo dopo lo chiama con un altro. Quindi andarsi a ricostruire tutta la trama dei personaggi è la cosa più difficile di questi romanzi, che però sono passati alla storia. Io
per non sbagliare io metto sempre off dopo, dopo nome metto sempre off. Bravo, e poi, zio Giorgio, così non ti sbagli. E poi dopo ci metto anche vodka, vodka, così almeno mi ricordo meglio. Vodka non deve mai mancare, mai mancare assolutamente. Allora, va bene, va, a parte gli scherzi, dai. A parte gli scherzi, noi siamo giunti all'ultimo brano di questa nostra puntata. Voglio ringraziare, se mi permetti, zio George, tutti i radioascoltatori, perché insomma, esatto, vediamo che siete numerosi, noi siamo felicissimi insomma, di questo dato, e vi invitiamo non solo a risentirci giovedì prossimo, ma domani mattina, domani pomeriggio, sabato, insomma tutti i giorni qua a Radio Brown The Rocks c'è buona musica e un sacco di programmi validi da ascoltare. Vai zio George con insomma, l'ultimo pezzo. Tutti all'ascolto di Radio Brown The Rocks, l'ultimo pezzo è un pezzo famosissimo, anche questo ha venduto più di 200.000 copie, siamo nel 1980, qui è stata un'operazione commerciale per veramente in modo esteso, perché i due personaggi non si sono mai incontrati fisicamente, Fiorella Marnoia e Pierangelo Bertoli, ma hanno fatto il duetto con le basi registrate, sovrapposte. Ecco, questo era da chiarire, no? Anche se la canzone ha fatto epoca. Ci ascoltiamo Pescatore, Bertoli La Mannoia. Io abbraccio tutti indistintamente, grazie, grazie ancora. Alla prossima settimana. Ciao Enrico, ciao, buona zio serata. Giorgio, ciao, ciao, ciao. Mi unisco anch'io al tuo abbraccio virtuale e andiamo con l'ultimo pezzo. E mi raccomando, ascoltate Radio Bra on the Rocks, la tua radio. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò. E tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Dimmi, dimmi, mio Signore, che tornerà l'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io ed il nero un triste colore, la mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Pesca, forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare e ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare più leggero nel suo abbraccio forte, ma è così cattiva poi la morte, è così cattiva poi la morte. Di una rosa rossa qui tra le...
Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare. Poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare. E si placa e tace senza resa, e ti aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare. I botti della sera. Zio, ma sei sicuro che è una buona idea accendere i petardi durante la sigla? Un programma altamente esplosivo. No, era solo per fare un po' di ironia giocando sul cognome che abbiamo entrambi, sai, Botti, fa ridere. Sono le 22 e 12.